Ciao amici sportivi, per chi non mi conoscesse sono uno sport mental coach. Oggi analizziamo insieme le domande che sorgono spontaneamente nella testa di ogni sportivo nei suoi momenti di maggiore difficoltà. Vediamone alcune. Non riesco a fare quello che mi dici, è troppo difficile. Possiamo fare qualcosa di più facile perché non ci riesco subito? Qui ci si scontra tra quello che ti è più facile fare e quello che si fa più fatica a ottenere. Vediamo un caso concreto di come ho risolto la situazione con Giovanni. È un nome di fantasia perché è un minorenne. Il suo talento o le abilità innate o costruite nel tempo non erano più sufficienti per superare gli ostacoli che gli impedivano di fare il salto di qualità, di migliorare. Era frustrato, deluso e soprattutto confuso sul percorso intrapreso. L'obiettivo che ci si era posti era quello di riuscire ad arrivare nei primi 10 posti nelle gare nazionali. Il programma impostato prevedeva 3-4 allenamenti alla settimana e una o due gare al mese come preparazione alla gara che avevamo scelto dal calendario nazionale. Sia gli obiettivi che il programma erano ben condivisi. E quindi abbiamo deciso di partire. Tutto procede bene secondo il programma impostato. Si lavora e sembra filare tutto liscio. Dopo più di un mese iniziamo ad avere i primi problemi. I risultati fanno fatica ad emergere. Il suo allenamento partiva con entusiasmo e appena iniziava a essere in difficoltà lo terminava velocemente senza portarlo a termine, o iniziava a divagare o a distrarsi. Le sessioni si susseguivano sempre nello stesso modo. Ha iniziato ad allenarsi sempre meno e i risultati nelle gare inevitabilmente erano diventati disastrosi. Continuava a chiedermi perché prima tutto mi risultava semplice e ora non ci riesco più. Si vedeva che era svogliato e non veniva più con l'entusiasmo di prima al centro sportivo. Appena poteva, faceva altro. Ci siamo presi una pausa di riflessione e a bocce ferme abbiamo fatto una bella chiacchierata. Gli ho posto la fatidica domanda: posso chiederti che cosa in passato ti motivava che oggi non ti motiva più? La sua ovvia risposta sono stati i risultati. Prima, con poco impegno, riuscivo a fare quello che mi dicevi e mi divertivo. E ora faccio fatica e in gara è ancora peggio. Non mi è mai capitato di sentirmi non capace di fare una cosa. A questo punto ho deciso di intraprendere una nuova strada. Ecco cosa ho fatto. 1. Abbiamo cercato nel suo passato tutte le volte in cui è stato capace di uscire brillantemente da situazioni difficili in cui non era in grado di fare qualcosa. Le prime le abbiamo scelte ovviamente nell'ambito sportivo e poi ci siamo spostati sulla vita di tutti i giorni. Ha notato che tantissime volte è stato molto bravo ad imparare le cose che inizialmente erano sembrate difficili. Ha capito che era capace di fare cose difficili o impossibili. 2. Con questa nuova sensazione di positività abbiamo riaffrontato il problema corrente e immaginato come saremmo stati in grado di affrontare le difficoltà. La sua risposta è stata: ora sono sicuro che il lavoro continuo mi porterà ad imparare ciò che mi chiedi e diventerò più forte di prima. 3. Ho modificato la struttura degli allenamenti. Ho ridotto la durata delle sessioni e in ognuna di esse ho messo piccoli focus specifici diversi di volta in volta. La sessione terminava immediatamente al raggiungimento dell'obiettivo posto. Così il suo allenamento era tornato a essere divertente e gratificante. Con questa nuova struttura del programma, il mio atleta ha ritrovato serenità, si allena duramente e con maggior profitto. Ora vede il futuro roseo e pieno di speranza. Siamo riusciti, in alcune gare a livello nazionale, ad arrivare nei primi 10 e anche in gare a livello regionale. Giovanni è tornato sereno e affronta ogni singola sfida con maggior vigore e determinazione. Ora,
Sa che per arrivare a traguardi importanti è naturale incontrare difficoltà, uscire dalla propria zona di comfort. Sa anche che ce la può fare. Anche tu, nei momenti di difficoltà, prenditi una pausa e condividi tutti i tuoi problemi e dubbi con i tuoi coach. Insieme riuscirete a strutturare un programma differente e divertente che ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi. Scrivi nei commenti i tuoi momenti di difficoltà che hai avuto nel passato o che hai in questo momento e come vorresti affrontarli. Se ti fa piacere, ti darò un mio personale spunto per superarli. Ciao, alla prossima!